In casa con più di 100 grammi di hashish e 14.000 euro, arrestato un giovane pusher a Porto San Giorgio. Proteste dei residenti di Passo Varano di Ancona per restringimenti della carreggiata stradale considerati pericolosi ed ingiustificati. Chiusa a Fano la 24esima edizione del premio L'Oro delle Marche, riservata ai migliori oli extravergine della regione. Il forte vento danneggia il Barbetti, rinviata a data da destinarsi Gubbio Recanatese. Buonasera gentili telespettatori, benvenuti alla seconda edizione quotidiana del nostro telegiornale che apriamo come nostra consuetudine con una pagina della cronaca molto ricca. Traffico ferroviario bloccato per tutta la mattinata alla stazione di Civitanova Marche. Gli addetti alle pulizie hanno notato un paio di valigie abbandonate nel sottopasso del binario 5 ed hanno chiamato le forze dell'ordine. È scattato il piano di sicurezza e tutta l'area è stata transennata impedendo l'accesso al piazzale Rosselli anche ai passeggeri. Poco dopo mezzogiorno sono arrivati gli artificieri che hanno rilevato tramite dei robot come all'interno dei bagagli non c'erano materiali pericolosi né tantomeno esplosivi, ma soltanto del vestiario. Tutto è tornato alla normalità dal primo pomeriggio. E gli agenti della squadra mobile di Macerata hanno arrestato un nigeriano di 43 anni, residente a Benevento, ma tenuto d'occhio da diverso tempo dalla polizia. È stato bloccato nei pressi della sua abitazione in via Gigli ed è scattata la perquisizione. Nella sua camera da letto sono stati trovati ben 460 grammi di eroina pronta per lo spaccio. Sono scattate le manette, l'extracomunitario è stato trasferito presso il carcere anconetano di Montacuto. Operazione antidroga anche a Porto San Giorgio. Sentiamo i dettagli nel servizio di Andrea Busiello. Un 22enne fermano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Porto San Giorgio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato sottoposto a controllo durante il quale sono state trovate in suo possesso 7 dosi di hashish. Successivamente la perquisizione estesa presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori 100 grammi della medesima sostanza, due bilancini di precisione e altro materiale utile al confezionamento. Inoltre è stata trovata la somma contante di quasi 14.000 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Dopo le formalità di rito, il pusher è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo l'udienza di convalida dell'arresto, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Abbiamo già anticipato nella prima edizione del nostro notiziario, un ciclista di 63 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile condotta da un 19enne ieri sera a Iesi. La vittima si chiamava Piero Guerriero ed era il direttore di un'agenzia di comunicazione. È stato travolto in via Cartiere Vecchie nei pressi di un supermercato da una vettura. Nell'urto l'uomo è caduto a terra battendo la testa ed è morto sul colpo. Il 19enne alla guida dell'auto si è fermato subito ed ha chiamato i soccorsi. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro dal PM di turno Rosario Lionello. Notte difficile tra Civitanova Marche e Macerata con aggressione ai carabinieri. Sulla vicenda una nota oggi di Un'Arma Marche, l'associazione sindacale dei carabinieri. Sentiamo. Ennesima notte di violenza per i militari dell'Arma dei Carabinieri. Le aggressioni avvenute a Civitanova in occasione di una richiesta di intervento presso un esercizio commerciale per l'identificazione di un cittadino extracomunitario in evidente stato di agitazione psichica da abuso di alcolici, tanto da costituire un pericolo per le persone presenti sul luogo, ha causato il ferimento di un carabiniere. Ne avrà per 15 giorni di prognosi. L'altro deprecabile episodio è avvenuto sempre nella notte in occasione di una violenta rissa all'esterno di altro locale che anche in questo caso ha visto l'intervento di un equipaggio del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Macerata. Traumi e fratture per entrambi i militari, ne avranno per 25 giorni, così in una nota esprime tutta la solidarietà per una pronta guarigione ai colleghi brutalmente feriti il segretario generale provinciale Un'Arma Antonio Voto, che aggiunge: e non si parli solo di un paio di casi, si tratta di violenza pura, colpire a calci e pugni è un reato, deve essere chiamato con il suo nome, è un reato grave e come tale va perseguito. Servire il paese non può voler dire solo portare un bersaglio addosso e i carabinieri sono esausti e stufi. Cambiamo ora argomento. Giovedì 28 dicembre, con l'apposita conferenza dei servizi, potrebbe essere una data fondamentale per il progetto di ricostruzione della collegiata della Santissima Annunziata nella piazza Alberico Gentili di San Ginesio.
Lo storico edificio dell'undicesimo secolo, non solo luogo di culto, ma anche simbolo del patrimonio artistico e culturale della regione, si avvia a ricevere un intervento di restauro e consolidamento sismico dopo i danni subiti nel 2016. I lavori ammontano a 7,38 milioni di euro e mirano a ripristinare la struttura e le opere d'arte. Specificatamente saranno effettuati lavori sulla facciata, sulle strutture murarie, sulle volte, sui solai e sulle coperture. Soggetto attuatore è l'Arcidiocesi di Camerino, San Severino Marche. Restando in tema, il presidente Francesco Acquaroli, commissario per l'alluvione del settembre 2022, ha provveduto a firmare il decreto di approvazione del piano per la realizzazione delle opere strutturali e infrastrutturali, un piano operativo che prevede interventi per oltre 110 milioni di euro, finanziato con i fondi stanziati dal governo a seguito degli eventi che hanno colpito le valli del Misa e del Nevola. Il piano prevede la realizzazione di nuove opere strutturali complesse per la riduzione del rischio idrogeologico, precedentemente non inquadrabili tra quelle di ordinaria competenza del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Per questo è stata predisposta ed approvata lo scorso giugno l'ordinanza 1011, che permette di intervenire direttamente a livello strutturale sulle situazioni più gravi sotto il profilo dei rischi residui, previa intesa dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. A Passovarano, popolosa frazione del comune di Ancona, si parla molto dei recenti problemi alla circolazione del traffico veicolare. Vediamo a tal proposito il servizio curato per noi da Claudio Comirato. Siamo a Passovarano, tempo addietro qua sono comparsi i primi dossi artificiali per limitare la velocità, mentre nelle ultime settimane il comune ha deciso di posizionare lungo la carreggiata delle isole che hanno creato una sorta di restringimento della stessa strada. In poche parole, la marcia per quello che riguarda i veicoli a senso unico alternato, restringimenti che stanno creando qualche problema alla circolazione. L'altra sera c'è stato un incidente stradale. Questa decisione l'amministrazione comunale l'ha motivata per il fatto che proprio qui a Passovarano intende realizzare una pista ciclabile, una decisione che ovviamente crea un certo malcontento tra i residenti del quartiere. Alle novità non c'è mai fine in questo quartiere e questo è un progetto, da quello che si è capito dai giornali, che praticamente non fa altro che permettere a delle persone che vengono a Passovarano con la bicicletta ad andare a lavorare o soprattutto all'università. In una strada piena di dossi, passaggi pedonali sopraelevati, buche, quindi è assurdo spendere i soldi del PNRR per forza, è una cosa assurda. Questo non porta vantaggio a nessuno e aumenta solamente la pericolosità di chi transita in questa strada, perché in questa strada, mettendo dei restringimenti, si aumentano i motivi per cui può essere pericoloso in un momento in cui si passano in due e magari non c'è un'attenzione da parte di qualcuno. Può sfuggire e quindi già, come è già successo al secondo giorno, che una macchina è andata contro i blocchi di cemento. Restringimenti che peraltro nelle ore notturne non sono segnalati, e proprio nelle ore notturne c'è stato questo sinistro che per fortuna non ha avuto conseguenze per le persone, a parte i danni per quello che riguarda la vettura. Esatto, sì, nelle ore notturne questa persona è andata contro un blocco di cemento, ha spaccato la macchina, non è successo niente, però è assurdo restringere una strada in questo modo, dove poi tra l'altro qui nel centro abitato di Passovarano non porta vantaggi nel rallentare la circolazione perché è talmente distante che uno può riaccelerare e andare tanto veloce quanto vuole. E allo stesso tempo hanno messo una zona 30 ovunque, tutto per questo progetto del PNRR della vecchia amministrazione che è stato avallato dalla nuova amministrazione come se nulla fosse. Perché? Tra le altre cose non potevano fare questa ciclabile per il PNRR da un'altra parte, in realtà andava fatta dalla stazione ferroviaria di Ancona a Torrette. Siccome era difficile farla, l'hanno fatta qua, perché forse qua ci sono cittadini di serie B. La cosa più importante, la prima cosa da fare, era fare il fondo nuovo, la strada nuova e l'asfalto. Tutto il resto, al limite, sarebbe dovuto venire dopo. È stato intitolato all'ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat il piazzale in via Simoncelli a Pantano, quartiere della città di Pesaro. Mancava un luogo pubblico dedicato al presidente Saragat, ha detto il sindaco Matteo Ricci, una figura importante per l'Italia che ha rappresentato la travagliata storia del movimento socialista nel nostro paese, con una determinazione ed una politica chiara che da subito è stata atlantista, una politica che ha anticipato il primo centro-sinistra. Questa sua collocazione così determinata di portare
il socialismo nella democrazia e nella libertà lo ha contraddistinto per tutta la vita, anticipando le prospettive delle sinistre europee. Presente alla cerimonia di scopertura della targa dedicata a Saragat anche l'onorevole Valdo Spini. Si è conclusa, come dicevamo in apertura, a Fano con successo di partecipazione, nonostante le difficoltà della campagna oleare, alla 24esima edizione del premio L'Oro delle Marche 2023, l'importante rassegna promossa da Olea e riservata ai migliori oli extravergine della regione. In contemporanea ha avuto luogo anche la terza edizione del premio L'Oro di Casa, riservato alle produzioni amatoriali. Sentiamo l'intervista di Lino Balestra. Sorcinelli, allora, anche quest'anno un concorso di tutto rispetto, nonostante le difficoltà che il clima, il tempo e l'annata hanno presentato, avete portato un parterre di oli come numero e come qualità elevatissimi. Sì, beh, non ce l'aspettavamo, a dire il vero, perché con un'annata così di scarsa produzione, avere 60 oli, oltre 60 oli in gara contro i 110 dall'annata passata, quando la produzione è ridotta al 20% quest'anno, quindi è stato un successone. Non ci credevamo all'inizio, perché non volevamo nemmeno, avevamo il dubbio se fare o non fare il concorso, però i produttori ce l'hanno chiesto e hanno aderito, diciamo, chiamiamo tra virgolette, in massa. Ecco, spesso i volentieri, i produttori che non ritengono un prodotto all'altezza rinunciano. Questo è una dimostrazione di onestà intellettuale, ma anche di cultura, che siete riusciti con Olea a inculcare nei produttori. Sì, è raro, però capita che ogni tanto io venga chiamato a dire dal produttore: guarda, io quest'anno non ho un olio all'altezza e quindi non partecipo al concorso. Questo vuol dire che i produttori frantoiani hanno capito, oltre a saper far l'olio in annate magari difficili, no, ma anche riconoscerlo, sapere la qualità, sapere il livello qualitativo dei loro prodotti, se presentarlo o meno. Però dobbiamo dire sinceramente, con tutti gli oli che arrivano ai concorsi regionali, nazionali, l'oro d'Italia, l'oro del Mediterraneo, abbiamo visto che negli ultimi anni, se troviamo un 1% di difetto, di leggero difetto, è una rarità, veramente un caso. Olea ha da tempo, con tutte le sue attività, cercato di fare cultura non solo dentro il mondo produttivo, ma anche all'esterno. È un compito che vi siete caricati sulle spalle, non facile. Il concorso è un po' un mondo a sé, però poi al di fuori del concorso c'è tanto da fare. Voi continuate in questo? Sì, noi ci potremmo limitare come associazione di assaggiatori a formare, perché siamo nati come una scuola di formazione, ma abbiamo detto: ma poi alla fine cosa facciamo? Invece va divulgata la conoscenza di questo prodotto, le caratteristiche, ad un pubblico più esteso, non solo gli assaggiatori esperti. Il professor Roberto Canullo, professore ordinario di ecologia vegetale e botanica applicata, il nuovo direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino per i prossimi 4 anni. Direttore vicario sarà il professor Matteo Cerquetella, professore associato in clinica medica veterinaria. Sarà mia intenzione, nel corso del mandato, ha detto, proseguire lungo la strada tracciata dai 4 pilastri di sviluppo che caratterizzano la nostra scuola e che sono sostenibilità ambientale, salute umana, salute animale e nutrizione, tematiche sulle quali tra l'altro sono stati già ottenuti importanti risultati. Contribuiremo agli obiettivi strategici dell'Ateneo nelle sue missioni, partendo dalla ricerca e dalla didattica, perseguendo il consolidamento di quanto raggiunto ed una più marcata qualificazione della scuola attraverso una crescente condivisione di buone pratiche, obiettivi ed azioni. Prosegue l'attività internazionale del Rossini Opera Festival. Dopo la presentazione del programma 2024 a Berlino e New York, il presidente Daniele Vimini ed il direttore generale Christian Della Chiara sono stati ospiti del Conservatorio di Musica di Shanghai, con il quale il festival ha firmato un accordo quadro di collaborazione. E restiamo in tema musicale, andando a conoscere un pianista ascolano nel servizio di Manuela Cermignani. Il talentuoso pianista e compositore Steve, seguito da
oltre 1 milione di appassionati sui social media è di Ascoli Piceno e sarà insignito nel prestigioso premio come miglior pianista emergente social la prossima domenica 17 dicembre a Bosco Reale a Napoli nel contesto del premio Accordati con me dedicato a Gioia Amoruso. Il motivo per cui mi hanno scelto è perché vado tra le persone, porto la musica tra le persone, comunico senza filtri e quindi hanno primato questa mia capacità di rendere la musica una cosa più inclusiva. Questo riconoscimento come miglior pianista emergente social è un tributo alla sua dedizione e al suo impatto nella comunità musicale online, ma non solo, è stato scelto proprio perché Steve, più di tutti, ha dimostrato di poter portare contenuti facendo video in cui è a contatto con il pubblico, organizzando flash mob e sorprese musicali nelle piazze, nei locali, negli aeroporti e nei centri commerciali. C'è ancora molta strada da fare, però sì, sono super contento del lavoro che stiamo facendo io e il mio team, tra cui magari Yuri, Ecco e gli altri che mi aiutano nella creazione dei contenuti, e sì, sono molto contento perché finalmente qualche risultato sta arrivando e sono molto contento. Questo risultato è il frutto? Di tanto lavoro e tanta autostima, no autostima no è brutto, diciamo tanta voglia di fare, la capacità di credere in qualcosa, di sognare e di non arrendersi davanti a niente. Diciamo che il mio segreto è quello di raccontare delle storie. I miei video non sono dei semplici video dove cerco di far vedere quanto magari sono bravo a fare qualcosa. Con i miei video cerco di raccontare delle storie, di regalare delle emozioni o di far vivere tramite uno schermo le emozioni che invece voglio far vivere anche sul campo alle persone, quindi raccontando delle storie, rendendo il pubblico partecipe di quello che faccio. La musica classica oggi diventa pop. Il mio prossimo obiettivo rimane quello di qualche mese fa, ovvero di spingere il più possibile il mio primo inedito che è Walk Alone, che ha già superato i 100.000 ascolti, ne sono molto contento, però possiamo fare meglio e magari in futuro pubblicare, perché no, un album e qualcos'altro. Un'opera pubblica, bella e importante, uno spazio atteso e necessario che ha preso forma pronto per entrare nella disponibilità del quartiere della città di Fermo. In particolar modo il nuovo centro polifunzionale realizzato dall'amministrazione comunale incontrata San Martino a Caldarete Ete e che verrà inaugurato domani alle 16 potrà essere un punto di riferimento per il centro sociale, sempre molto attivo e dinamico, con tante iniziative e progetti e per la scuola Ponte Eta supporto. Si legge in una nota del Comune delle tante ed efficaci attività didattiche quotidiane. Ed ora la pagina dedicata allo sport. Per il calcio vi ricordo la trasmissione consueta che dedichiamo all'Ascoli dal campionato di Serie B stasera alle 21.30 con Picchio Club, nella quale ovviamente parleremo del match contro il Catanzaro che si è appena concluso allo stadio del Duca. E come dicevamo nei titoli, sosta forzata invece domani per la Recanatese. Il match di Gubbio, programmato per le 18.30, è stato rinviato a data da destinarsi. La Lega Pro ha preso atto di quanto disposto nella riunione del gruppo operativo sicurezza. A seguito del sopralluogo effettuato presso lo stadio e della verifica dei danni causati dal forte vento, l'impianto sportivo non è risultato in condizioni di sicurezza per gli utenti e per gli atleti. Ci sono stati danni alla tribuna dello stadio con la copertura a rischio. Bisognerà capire per il recupero quale data verrà decisa tenendo conto dei lavori che serviranno. In Serie D, Girone F, si è giocato l'anticipo molto atteso nel pomeriggio tra Roma City e San Benedettese. La squadra rossoblu di Maurizio Laura ha conquistato 1-0-0 comunque prezioso. Alla mezz'ora del secondo tempo proteste per un presunto fallo di mano in area da parte di un giocatore di casa. In attesa delle partite di domani, la Samba resta sola in vetta alla classifica con 31 punti. Negli altri due match giocati nel pomeriggio, il Monterotondo è andato a vincere per 1-0 sul campo del Matese, mentre è terminata a reti inviolate la sfida tra Tivoli e Vasto Girardi. Vi ricordo alle 20.30 un duplice appuntamento per la pallavolo femminile a Pesaro. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia giocherà contro il Casalmaggiore, mentre in Serie 2 la CBF Balducci Alviarecina Macerata riceve lo Fanengo con la formazione arancionera reduce da 11 vittorie consecutive. Ed è tutto anche per la seconda edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci scelto, vi lascio alle previsioni meteo e vi ricordo il prossimo appuntamento con il notiziario delle Marche domani a partire dalle 12.30.
12:50. Buon fine settimana. Asset Farmacie Comunali. Bentrovati da Nico Schiodetto, giornata di domenica che vedrà condizioni di prevalente stabilità su mezzo Europa. Notiamo difatti questa figura varica di alta pressione enorme proprio sul comparto europeo, con i massimi tra Spagna, Francia, centro-nord Italia e Germania, assicurerà stabilità nella prima parte della nuova settimana. Perturbazioni molto a nord, su isole britanniche e Scandinavia, ecco i cieli segno poco nuvolosi dappertutto, solo della variabilità sulla Sicilia ionica. Mappa precipitazioni, assenza di piogge praticamente su tutto il territorio italiano, solo locali fenomeni sulla Sicilia orientale. Nel dettaglio quindi ecco la previsione dell'Italia, una giornata assolata da nord a sud, torneranno poi domenica notte le nebbie in alcune zone della Valpadana e locali piovaschi da segnalare su Catanese e Siracusano per venti da est, causa una zona di bassa pressione molto vicina alla Sicilia, posizionata proprio sulla Tunisia. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.